parole? Scusi tanto, forse disturbo. Sono del Tegliesera. Dica, dica. Permette, vorrei da lei una piccola intervista. Ma non più di 4 domande. Ah, grazie. La prima domanda sarebbe: che cosa vuole esprimere con questa sua nuova opera? Il mio intimo, profondo, arcaico cattolicesimo. Arcaico cattolicesimo. E che cosa ne pensa della società italiana? Il popolo più analfabeta, la borghesia più ignorante d'Europa. Ah. E che ne pensa della morte? Come marxista è un fatto che non prendo in considerazione. Quarta ed ultima domanda. Qual è la sua opinione sul nostro grande regista Federico Fellini? Egli danza. Egli danza. Ah, grazie. Complimenti. Arrivederla. Ehi. Io sono una forza del passato. È una poesia. Nella prima parte il poeta ha descritto certi ruderi antichi di cui nessuno più capisce stile e storia, e certe orrende costruzioni moderne che invece tutti capiscono. Poi attacca appunto così. Io sono una forza del passato. Solo nella tradizione è il mio amore. Vengo dai ruderi, dalle chiese, dalle pale d'altare, dai borghi dimenticati sugli Appennini e sulle Prealpi, dove sono vissuti i fratelli. Giro per la Tuscolana come un pazzo, per l'Appia come un cane senza padrone, o guardo i crepuscoli le mattine su Roma, sulla Ciociaria, sul mondo, come i primi atti del dopostoria, cui io assisto per privilegio d'anagrafe dall'orlo estremo di qualche età sepolta. Mostruoso è chi è nato dalle viscere di una donna morta, e io, feto adulto, mi aggiro più moderno di ogni moderno a cercare fratelli che non sono più. Ha capito qualcosa? Beh, ho capito molto. Giro per la Tuscolana. Scriva, scriva quello che le dico. Lei non ha capito niente perché è un uomo medio, è così? Beh, sì. Ma lei non sa cos'è un uomo medio? È un mostro, un pericoloso delinquente, conformista, colonialista, razzista, schiavista, qualunquista. È malato di cuore lei? No, no, facendo le corna. Peccato, perché se mi crepava qui davanti sarebbe stato un buon elemento per il lancio del film. Tanto lei non esiste. Il capitale non considera esistente la manodopera se non quando serve la produzione. E il produttore del mio film è anche il padrone del suo giornale. Addio. In Italia, a differenza che nelle grandi borghesie europee, non ci sono casi di arrabbiati, di rabbia, di beatnik. Ora, io credo che la prima ragione di questo, di questa mancanza di arrabbiati, si è dovuta al fatto che in Italia c'è una piccola borghesia e quindi non può esserci contro la borghesia che una piccola rabbia, cioè soltanto le grandi borghesie industriali come la borghesia di Parigi o di Stoccolma o di Londra o di New York
possono suscitare casi quasi istituzionalizzati di rabbia rilevanti. In Italia no, perché la borghesia è piccola e allora direi per ragioni di proporzione anche la rabbia contro la borghesia è così, è provinciale, piccola e limitata. Però c'è un'altra ragione ancora che secondo me è più interessante. In Italia si è avuto la resistenza, che è un caso piuttosto unico in tutta Europa. Cioè, la resistenza italiana è stata molto diversa dalla resistenza francese, jugoslava, eccetera, eccetera. La resistenza italiana ha significato non soltanto la lotta contro lo straniero o contro il fascista, ma ha significato la revisione e la, diciamo così, la rivolta, il rivoluzionamento di tutte le idee che gli italiani avevano su se stessi, sulla propria storia, almeno sulla storia moderna. E allora, in fondo, la resistenza è stata una sorta di grande rabbia organizzata, organizzata e impiantata soprattutto sull'ideologia marxista. Allora, quando un giovane italiano ha delle critiche da fare alla borghesia, anche se borghese naturalmente, si rivolta contro la borghesia, trova già in un certo senso una strada aperta, la strada aperta della resistenza. Non reinventa la propria rabbia, ma trova degli schemi di critica alla società che sono stati preparati dalla resistenza e dalla cultura marxista italiana. Tuttavia, naturalmente, questi schemi sono invecchiati come tutti gli schemi. Sono diventati in certo qual modo ufficiali. E allora succede questo, che appena in Italia c'è un arrabbiato, sente immediatamente il dovere di non essere arrabbiato ma rivoluzionario. Ed essere rivoluzionario in questo momento in Italia significa assumere un'altra forma di moralismo. Sono anche i comunisti rivoluzionari italiani in questo momento, sono tutto sommato ancora di borghesi o di piccoli borghesi in doppio petto, che anziché avere le loro spalle a rassicurarli i dogmi del cattolicesimo o del conformismo borghese, hanno i dogmi dell'ideologia marxista. Questo in generale, naturalmente, ci sono dei casi. Ecco perché il mio tipo di rabbia non catalogabile si presenta in realtà come uno dei pochi casi di rabbia in Italia. Ora vorrei aggiungere che per me l'arrabbiato ideale, il meraviglioso arrabbiato della tradizione storica è Socrate. E non credo che non sia caso di rabbia più sublime di questo. Tuttavia la società ateniese era a suo modo sublime. C'erano comunque in questa società i Meleto che accusavano ingiustamente Socrate in nome del conformismo del tempo. Socrate ha risposto a tutto questo, in quel modo che si sa, senza tuttavia essere un rivoluzionario, ma restando semplicemente quello che oggi si chiama un arrabbiato, uno straccione che andava in giro da una palestra all'altra di Atene, alla periferia di Atene.